parte di questa, a lungo la costa, nel 48, nel 47, 48, la guerra era su quella striscia perché è quella che andava direttamente a Tel Aviv. Nel 48, 15 di maggio, gli egiziani, un esercito regolare con carri armati, con cannoni, con gli aerei, con la marina, è entrata nella striscia di Gaza e è andata su fino a 22 km di Tel Aviv. Israele è riuscito a vincere. E allora tutti quelli che abitavano lì, presi di mezzo fra le due eserciti, sono scappati via dove? La striscia di Gaza. Quindi tutti quelli che sono i profughi di Gaza vengono da Beersheba, la capitale del deserto, che aveva 10.000 abitanti, qualche villaggio qua alla periferia di Gaza e il resto fra Gaza e Tel Aviv. Adesso c'è la problematica del ritorno. Vedete, ogni venerdì sulla rete portano, non è che vengono, portano migliaia e migliaia, 10.000, 50.000, eccetera, discendenti dei profughi di 70 anni fa, quindi visto che gli arabi si sposano a 18 anni, fatti i calcoli, quante generazioni sono dentro qua, e vengono a dire noi vogliamo tornare indietro a Jaffa, noi vogliamo tornare indietro alla striscia, dove che ci sono le città israeliane adesso, da 48. Israele dice, chi vuole le diamo soldi e con trattative con l'Egitto vi faremo, anzi abbiamo lasciato, quando abbiamo ritirato, siamo ritirati dalla striscia di Gaza, Sharon e prima di lui Begin, per il contratto di pace con l'Egitto, abbiamo lasciato città israeliane da 50.000 abitanti alle porte di Gaza. Cosa avete fatto con quello? Avete, per rubare i mattoni, avete demolito città di 50.000 abitanti. Tutti quanti i terreni agricoli, i capannoni, eccetera, sono diventati zona di pascole di pecore e di capre. Ma El Sisi, che il rapporto con Israele, non perché ama l'Israele, ma perché ha paura dei jihadisti che partono dal Sinai, lui ha perso il turismo in Sinai, quindi è disposto di alloggiare 500.000 di palestinesi con soldi pagati da Israele e da Stati Uniti, che è la vacca da mungere per tutti poi, a trasferire gran parte dei profughi a nuove città, nuove fabbriche, turismo, agricoltura, industria, a sud di Gaza, attaccati a Gaza, Rafiah e la Rij, eccetera. Avanti. Guardate, è complicatissimo, eh? Ed ecco il 48 qui in frecce. I verdi sono gli egiziani, che sono andati dentro nel Sinai e sono andati fino a tutto l'Israele. Vedete, i neri sono anche gli iracheni, sono venuti. I siriani in alto, libanese, siriani, iracheni, giordani, Arabia Saudita. Ironia della sorte, Arabia Saudita, adesso alleata di Israele, ieri ha firmato per cooperare l'Iron Dome e israeliani contro i missili, e loro non è che risparmiano soldi, si parla di miliardi e miliardi di dollari per comprare questo. Nel 48 e nel 67 Arabia Saudita ha mandato un corpo di spedizione anche Marocco, anche Libia, anche Tunis, anche Algeria contro Israele. Israele li ha sconfitti. Cosa è successo? È successo che Israele, se vedete confrontate la mappa blu e l'Israele di oggi senza i territori occupati, con quel torno indietro, con quello che era il 47-48 dell'ONU, che ha detto ecco qua l'Israele doveva essere la parte gialla, divisa in tre parti, la Galilea, la costiera e il Negev. Confrontate di nuovo con quello che c'è adesso, che c'è, questo qui è 67. Allora, gli arabi più intransigenti vogliono 47,
arabi più liberali vogliono il 67, qua. Israele oggi occupa la Cisgiordania, che sarebbe quello che vedete in questa zona qua. Fai vedere, ecco, Cisgiordania, dove ci sono 1,5 milioni di uomini. Come la striscia di Gaza, ricevono passaporti israeliani con colore particolare per poter viaggiare, ricevono energia elettrica per la quale tre quarti non pagano. Ogni tanto Israele riesce a ottenere soldi da qualche paese arabo, Qatar, eccetera, con la minaccia: se non pagano interrompiamo, e allora gli danno un po' di soldi. Riceve l'acqua da Israele, riceve 170 bilici giornalieri di carburante da Israele, da Striscia di Gaza, mentre loro ricevono con il pipeline da Israele carburante. Vai avanti. E dobbiamo, questo qui è 56. Voi sapete, 56 è stato grande pasticcio. Inglesi, francesi volevano ripossessarsi del canale di Suez, che Nasser ha nazionalizzato, ha detto: se volete passare dovete pagare 10 volte di più. E visto che il canale di Suez era di proprietà inglese e francese, detto: come? È nostro, lo dobbiamo pagare per passare. Allora hanno detto ad Israele: tu che non sei nulla ancora, 56 Israele era nullità, 1,5 milioni di abitanti, nullità. Se tu vai ad attaccare il canale di Suez, noi abbiamo una scusa per entrare al canale di Suez. E così fu. Solo che Israele in 2 giorni è arrivato al canale di Suez, mentre gli inglesi e i francesi, abituati alla seconda guerra mondiale, chiedevano accumulare truppe, accumulare navi, accumulare aerei lentamente. Israele ha mandato dei paracadutisti, sono arrivati a 30 km del canale, ha mandato l'aeronautica, ha distrutto i carri armati egiziani. Il gioco era fatto. Secondo giorno Israele era già i soldati a fare il bagno nel canale di Suez, i francesi e gli inglesi erano ancora a Cipro. Hanno ritardato, hanno fatto le cose male. E la Russia ha minacciato intervento atomico, gli americani hanno piegato gli inglesi e i francesi, che ci sono rientrati con la coda fra le gambe. L'inglese era l'ultima guerra, salve il Falkland, che hanno partecipato, dopodiché ha deciso che non è roba per noi. I francesi, l'orgoglio, con Sarkozy, poi salite a De Gaulle, Sarkozy, eccetera, eccetera, ma era un debacle unico. Israele in 2 giorni ha occupato il Sinai. Ed è questa qui la mappa delle frecce che vedete, eccetera. Avanti. '67, Nasser ha dichiarato, forte di grande supporto russo, ha dichiarato cieli di fuoco e mare di sangue. E Israele, non ricordate, 67, c'è stata una raccolta di sangue in Italia per Israele, c'è stata una raccolta di soldi, raccolta di vestiti, raccolta di tutti i tipi. Sono arrivati dei bambini da Israele con voli delle LAL, con 300-400 per ogni jumbo, e sono venuti in Italia ospiti qui delle colonie, perché c'era il rischio di estinzione del nucleo ebraico in Israele, perché sulla carta il rapporto numerico fra l'Egitto, la Siria, la Giordania, l'Israele, l'Iraq e l'Israele era un rapporto di 10-1. È successo quello che era successo: Israele ha attaccato per prima nel 67, ha annientato gli eserciti egiziani prima, dopodiché i siriani, e dopodiché i giordano prima e il siriano dopo. In 6 giorni ha occupato quello che voi vedete in
colori tratteggiati. Quindi questo qui è la mappa che comprende Sinai, territori e Golan. Ed erano le battaglie più grosse di carri armati che la storia ha mai conosciuto. Erano battaglie di 2000 carri armati per parte che ci sono fronteggiavano nel deserto di Sinai. Avanti. Ecco la striscia di Gaza, lunga 50 km e larga 15-20 km. Contornata la parte ovest dal mare, la parte nord di Israele, la parte est di Israele, la parte sud dell'Egitto. Egitto ha chiuso la frontiera sempre e tutt'oggi. I passi che ci sono in passaggio di Erez, eccetera, dove arrivano e ricevono il loro mantenimento, arriva da Israele. Hanno creato il rete di tunnel più grande del mondo, tunnel profondità di 20-30 metri, dove riescono a far passare anche camion, missili, madri intere, eccetera, che Israele controlla, che non passano anche in territorio di Israele. Ha sviluppato dei mezzi, sensori, eccetera. Ricordate i ragazzi di Thailandia che sono rimasti nella grotta? Allora c'erano i telefoni nella grotta dentro, erano tutti quanti i mezzi israeliani portati in extremis là per poter collegare, perché sono dei sistemi nuovissimi che possono, uno può telefonare anche da 3.000 metri di profondità sottomare. E Israele ha sviluppato un sistema di difesa contro questi tunnel che vanno dentro l'Israele. Finché vanno nella striscia di Gaza va bene, ma la striscia di Gaza verso l'Israele no. Avanti. E siamo in Intifada, la jihad in Intifada. Prima avevamo i Fedayin. I Fedayin erano negli anni 48-56 erano i terroristi che venivano dall'altra parte e venivano ad ammazzare. Poi dopo di io so che devo far presto. Poi dopodiché è cominciato negli anni successivi, hanno visto che va meglio utilizzare dei bambini, va meglio utilizzare gente che tira con la fionda, che tira sassi, va bene anche organizzare, che vengano pagati, le truppe che ci sono a televisione vogliono delle foto, vogliono delle cose. Vai avanti. L'intifada, la prima e la seconda, avanti. Poi boicottare l'Israele, avanti. Adesso vedete, è stato messo qua una festa ebraica nel muro di pianto, vedete come è stato allargato lo spazio del muro di pianto. Il muro di pianto è l'unica parte del tempio rimasta di 2500 anni fa. L'unica parte rimasta. Cosa ha detto l'UNESCO? 3 mesi fa. Ha detto quello che ha detto l'ONU nel 75. Israele e il sionismo sono il male del mondo. Che gli ebrei e i sionisti sono dei nazisti. A quell'epoca non c'era Trump, perché avrebbe lasciato l'ONU, forse con lui avrebbe lasciato qualche altro paese che ha un po' di colonna vertebrale. Israele ha smesso di pagare all'ONU, ricordate qualche turno nei giornali di ieri, eccetera. E si sono mangiati quello che hanno detto 5-6 anni dopo. Detto c'è stata l'interpretazione, ma quello che hanno alzato le mani, l'Africa nera, eccetera, i comunisti, i paesi socialisti, i paesi ultracattolici, eccetera, non hanno capito bene l'argomento e hanno alzato la mano tanto per alzare la mano. Hanno visto che gli altri hanno alzato la mano, hanno alzato anche loro. Questo era loro. Avanti. Questo è la moschea e l'Aqsa di Gerusalemme, che è costruita nel 700 dopo Cristo, musulmana, costruita sul tempio, il vecchio tempio di Salomone.
Questo è un fatto, non credo che esista un israeliano che passa per la mente di toglierla e costruire il tempio. L'intifada non era solo di fionde e non era solo di sassi, erano delle cinture di, diciamo, i kamikaze, le autobus. La linea 17 a Gerusalemme è quello che porta i bambini alla mattina alle 8. 6 autobus della linea 17 sono stati oggetto in un anno di bombe. Numero dei morti bambini 250. Avete mai sentito una commissione di da parte dell'ONU qualcosa per capire qualcosa? Mai sentito niente. Un bambino palestinese muore sulla rete a Gaza, tutto il mondo. La prima cosa che c'è nei giornali, bambino morto. Avanti. Sono tutti autobus, vedete come sono ridotti. Avanti. Gli autobus 17, la linea 17. Ogni linea, la linea 17 si passa dentro metal detector. E l'autista, come tutti gli autisti degli autobus di Israele, sono armati. Tutti sono armati. Avanti. Quelli sono tutte quante scene a pagamento. Tutti c'è un pagamento per le reti televisive. Avanti. C'è un pagamento. Però si vende bene. Israele come si è difesa? Ha detto, qui in Israele e qui abbiamo i territori. Qui i territori ci sono 90% gli arabi, 10% deboli. Qui abbiamo, noi abbiamo il 75% di ebrei, in Israele 25% di arabi. Noi vogliamo fare una frontiera chiusa fra i territori di Israele. Questo si chiama muro. Hai passaporto, hai permesso di entrata, ti presenti, entri. Ti guardiamo come io quando vado a Venezia, vado a prendere le LAN per partire una volta al mese in Israele, mi guardano dappertutto. Non basta che dico sono israeliano nato in Israele, mi guardano dappertutto. Vedere tutte le scarpe, la cintura, pantaloni, anche questo mi cadono anche i pantaloni, così affare vostro. Allora il muro è diventato il muro della vergogna, perché in Spagna non hanno i muri a Ceuta e Melilla, in Africa, in Marocco, e fra l'America, gli Stati Uniti e Messico non ci sono delle barriere, e in Bulgaria adesso c'è il grande amico di Ungheria. Sono tutti quanti le reti. Se tu vuoi difendere un tuo territorio e non hai un fiume come il Reno che ti può difendere, tu devi fare qualcosa, qualche ostacolo fisico. Avanti. Ecco qua il muro. Ovviamente che se tutta la frontiera è così, perché così era la frontiera, è così anche il muro. E se ci sono dei campi, uno che ha un campo a un chilometro e rimane di qua, la Corte Superiore israeliana ha detto che bisogna dare un permesso particolare per passare per coltivare il suo campo. Se vuole vendere, a prezzo del mercato lo si compra. Avanti. Israele, Israele è odiata, amata, parliamo dell'adesso invidiata, l'agricoltura israeliana è la prima del mondo, non di quantità, ma di qualità e di innovazione. Voi mangiate i pomodori piccoli, i sherry, questo è un OGM israeliano. Allora l'OGM del grado turco che evita le malattie, evita gli anticrittogamici, gli antisetticidi, eccetera, non va bene perché c'hanno di interessi finanziari. Ma i sherry, nessuno dice niente. Avanti. Opposito. Chi cura adesso la rete idrica di Roma, che perde il 40% di acqua? La ditta israeliana Mekorot, la più grande del mondo di supporto acqua. Chi cura la rete di Palermo? Gli israeliani, dove hanno 60% di perdita. Con gli stessi sistemi che ci sono per trovare i tunnel, gli stessi sensori scoprono tramite i droni. Chi ha inventato i droni? Gli israeliani. Chi utilizza i droni? Gli israeliani. Per trovare dove si perde l'acqua, dove è la perdita. Io ho avuto una bolletta di 15.000 euro di acqua.
sono andato a lamentarmi con la Piave Servizi, mi ha detto rivolgerti ai tuoi amici israeliani che ti trovano dove perdi l'anno. Avanti. Finito. Ok. Io ho terminato perché? Non perché voglio io terminare, perché sono obbligato, perché voi dovete andare, perché è già tardi, perché voglio lasciare spazio per una domanda, due, dieci, quello che volete. Sono qua a rispondere. Io sono per due stati e due popoli, tanto per chiarirvi un pochettino l'idea politica. Avanti, se uno vuole fare domande, sono qua. Grazie. Beh, se non ci sono domande, innanzitutto ringraziamo il dottor Ilan Brauner, anche adesso intanto ci pensano, anche perché è già entrato Shabbat, quindi da circa un 40, 20 minuti, non so, tu non sei molto religioso, comunque Shabbat Shalom, si può dire, prego. Ecco, e quindi anziché essere a casa con la famiglia, è qui, nonostante, insomma, per, sarebbe dovuto essere a casa. Gli ho spiegato che noi possiamo solo il venerdì e a quest'ora, e ci dispiace per Shabbat, sarà il prossimo venerdì. Sì. Accenderà senza di te. Ecco, se non ci sono domande... Chi vuole fare domande su? Ecco, anche a microfono spento. Arrivederci.